bella, un po' ci aspettiamo sicuramente una battaglia lì. Anche loro l'anno scorso sembravano una squadra, sai, non si sapeva che tipo di squadra era, molti giovani, molti tra l'altro giocatori di Biella che lavora benissimo con Federico Danna a livello del settore giovanile, per cui hanno inserito un sacco di giovani loro in prima squadra e non sai mai come sono questi giovani, sono sicuramente atletici, hanno una struttura fisica, sono adatti, però non sai mai come si pongono nel secondo campionato italiano, in Lega 2, per cui sono sempre una sorpresa. L'anno scorso hanno fatto benissimo, credo che sono arrivati quinti, hanno fatto una grandissima annata, in regola season molto meglio di noi, sono andati, siamo andati lì, abbiamo preso una sonora batosta, anche se era un momento particolare che gli era venuto a mancare Gabriele Fioretti, il loro general manager, proprio qualche giorno prima, per cui era sicuramente un'atmosfera particolare, avevano sicuramente grandi motivazioni dentro e ci hanno, come dire, asfaltato. Sarà sicuramente una partita tosta, difficile, perché la prima è sempre un'incognita, per cui se non affronti col piglio giusto, con la cattiveria giusta, la determinazione giusta, rischi di fare figuracce con chiunque. Mi auguro che la squadra in questo precampionato, soprattutto nel torneo finale, quando abbiamo giocato contro Barcellona, che avevamo vinto a Ragusa e che invece ci ha messo sotto a Reggio Calabria, la squadra abbia capito che non si può mollare niente, perché altrimenti si soccombe in questo campionato. Beh, la carta in più che la Fortitudo è una carta tra virgolette conosciuta, che è la solidità del gruppo che ci ha portato in finale l'anno scorso, ecco. Quindi di nuovo c'ha degli americani che hanno delle caratteristiche diverse a quelli che avevamo l'anno scorso, delle caratteristiche tra l'altro ricercate da noi, perché avevamo notato durante l'arco della stagione delle mancanze, non certo degli americani, ma avendo mantenuto il gruppo di italiani, abbiamo dovuto cercare negli americani quelle caratteristiche che ci sembrava mancassero l'anno scorso, per cui insomma ora vediamo, uno ha già giocato in Europa e quindi è già un po' più avviato, un po' più esperto tra virgolette, l'altro ragazzo è un rookie come sono stati gli ultimi americani che abbiamo avuto, che poi hanno avuto sicuramente difficoltà ad inserirsi i primi mesi, ma poi si sono inseriti alla grande grazie sicuramente al gruppo, all'ambiente, a Franco e tutto quello che li circondava, per cui mi auguro che possano fare lo stesso.